bianco il tema dei crediti ECM per i medici. Alcuni mesi fa il Ministero della Salute annuncia una stretta e depenna migliaia di medici competenti perché non in regola proprio con i crediti ECM. Rimane il discorso della necessità della formazione dei medici, importante, una formazione di qualità che diventi appunto uno strumento anche per la tutela della salute del cittadino. Beh, credo che il caso dei medici competenti sia stato un po' nel suo svilupparsi nel tempo il prototipo di una criticità che a suo tempo, quando ero vicepresidente della Commissione Nazionale, presidente della Federazione Nazionale, sottolineavo rispetto all'obbligatorietà dei crediti e alle misure che potessero rendere cogente e verificabile questo obbligo. Sottolineavamo allora che il sistema, nonostante i grandi sforzi fatti, manteneva alcune lacune, una certa difformità nell'offerta formativa, una certa difformità nelle modalità di registrazione dei crediti effettuati. Qual è l'insegnamento che ci viene da questa vicenda? Sicuramente le attività formative ormai sono, come dire, un elemento costitutivo, un profilo di esperienze, competenze e know-how dei professionisti, che devono oggettivamente migliorare i sistemi di registrazione e di rubricazione delle attività formative, e che gli obblighi vanno messi sempre in un contesto certo di regole, dove ci sia un sostanziale equilibrio tra quello che è l'offerta e quello che è l'accessibilità. Si ha poco da dire che sia un dovere se non c'è accessibilità, se non c'è offerta. Bisogna che loro riprendano tutti gli attori del sistema nell'ambito delle competenze proprie, quindi sicuramente il Ministero, sicuramente le Regioni, sicuramente le aziende e sicuramente i professionisti. Quindi un'attenzione istituzionale che appunto coadiuvi il medico con stimoli appunto a formarsi, uno stimolo che istituzionalmente prevede appunto una, diciamo, premialità per il medico o delle sanzioni nel caso appunto il medico poi non si metta in regola. Insomma, un sistema che deve funzionare. Un sistema che deve funzionare, che deve riguadagnarsi fiducia, credibilità, affidabilità da parte dei professionisti.